precedente. Io qui utilizzo un registro completamente nuovo. Per me è stato un libro divertente. Dico divertente perché io mi sono molto divertita nello scriverlo, mentre nel precedente, devo dire la verità, io ho sofferto, perché è un libro in cui il mio coinvolgimento emotivo era talmente forte che scriverlo è stata una fatica. Bene, questo no, questo non è stata una fatica per me scriverlo, è stato veramente un piacere. E, come diceva Vincenzo, ho cercato di creare quasi una commedia con vari personaggi, e ho cercato un linguaggio anche più fresco, un linguaggio anche a tratti ironico, non so se ci sono riuscita, però ci tengo a dire che è un libro in cui ho cercato della leggerezza, ma che non deve essere confusa con la frivolezza, perché poi in fondo anche questo è un romanzo introspettivo e psicologico, quindi che fondamentalmente farà riflettere, e io me lo auguro questo. E la riflessione poi scaturirà forse più verso il finale, però esiste. Quindi Viola è la mia protagonista. Sicuramente Viola ha dei tratti del suo carattere che mi riguardano, c'è da dire che lo sanno tutti gli scrittori che scrivono, che nei romanzi c'è sempre qualcosa di noi, magari un dettaglio come diceva Rocco, però c'è sempre, è chiaro che noi attingiamo comunque le nostre memorie, i nostri ricordi, attingiamo da tutto ciò che ci circonda, da quello che ascoltiamo, da quello che vediamo, siamo dei grandi osservatori, delle grandi osservatrici. Sicuramente in Viola io Viola ha la mia stessa passione, la passione per la lettura, la passione per la scrittura, perché Viola scrive, ha una libreria e gestisce una libreria insieme a delle amiche, e questa per me è una grande aspirazione, cioè avere una libreria, ogni tanto ci penso, mi piacerebbe molto avere una libreria, Valeria ti farò concorrenza, ogni tanto ce lo diciamo io, Katia, perché non apriamo una libreria? E tutti ci dicono, voi siete pazze, le librerie chiudono e voi volete aprire una libreria, però io penso che prima o poi lo farò, cioè prima o poi aprirò una libreria, una piccola libreria di nicchia, piccolina, però dove trascorrerò il tempo leggendo, perché a me piace fondamentalmente leggere. Quindi anche Viola è una donna che ama leggere, ama scrivere, a questa sua libreria, ha una bella famiglia, perché Viola ha 45 anni ed ha una vita bella, lei pensa di aver realizzato quasi tutti i suoi sogni, e invece improvvisamente, e a causa di un fuori orario, la sua vita cambierà profondamente, ma quello che cambierà è proprio il rapporto che lei avrà, inizierà ad avere con se stessa, perché scoprirà delle zone d'ombra che sicuramente tutti noi abbiamo, però non sempre queste zone d'ombra emergono, no? Vengono messe in chiaro, spesso rimangono lì sopite, invece un incontro in modo particolare la metterà di fronte ad un'altra versione di se stessa. Quindi il tradimento, sì, il tradimento in questo libro è importante, però in realtà è più un pretesto, comunque un elemento che scatenerà la crisi di Viola e poi una sorta di trasformazione.